Assessore Telesca, entro giugno sarà predisposto un disegno di legge regionale per definire l'utilizzo dei 10 milioni di euro destinati in finanziaria 2015 a misure di sostegno al reddito. Quali i contenuti e le caratteristiche? Come avevamo già anticipato, quando è stata approvata la legge finanziaria, abbiamo inserito questa posta di 10 milioni di euro a legislazione futura, avevamo detto, e adesso entro giugno porteremo in approvazione una legge che prevederà l'utilizzo di queste risorse per una misura che noi abbiamo chiamato misura attiva di sostegno al reddito e che è una misura importante perché interviene proprio per andare incontro alle fragilità e alle povertà. È una misura che noi abbiamo definito universale, quindi non rivolta solo ad alcune categorie di cittadini, ma a tutti i cittadini. L'indicatore ovviamente è l'ISEE. Abbiamo utilizzato l'aggettivo attiva proprio perché è attiva nel senso che non è una misura esclusivamente assistenzialistica, anzi è una misura che vuole attivare le persone affinché possano fare quello che poi serve per essere reincluso, per evitare l'esclusione rispetto al sistema sociale. Sempre in giunta avete ridefinito i parametri per l'accesso al contributo per l'abbattimento della bolletta dell'energia elettrica. Certo, anche questa è una misura annuale, è collegata a quella che viene chiamata carta famiglia, è di fatto un abbattimento della bolletta dell'energia elettrica. Abbiamo definito, come si fa annualmente, gli importi sulla base delle varie fasce di ISEE, che ovviamente decrescono man mano che si alza il reddito familiare. Lei ha partecipato oggi ad un convegno promosso dalla CGIL, vi ha partecipato anche la segretaria nazionale Susanna Camusso. In questo convegno è stata illustrata una proposta della CGIL sul reddito di base. Come valutare, come si integra questa proposta con il vostro ragionamento? Beh, diciamo che si avvicina in parte perché anche la CGIL, avevamo avuto anche un incontro tempo fa, noi abbiamo spiegato qual è la posizione della Giunta, che è una posizione appunto che va verso la non categorizzazione della fascia di beneficiari, cioè abbiamo ribadito che per noi deve essere una misura universale. Su questo la CGIL, diciamo così, ha compreso la posizione e ha oggi elaborato, fatto elaborare dall'IRES una proposta che va proprio nella direzione di integrare la misura lavoro dalla misura sociale, quindi che è quello che anche noi avevamo proposto fin dall'inizio. Ora la proposta è ovviamente molto articolata, alcuni punti sono sicuramente da discutere, ma si rifà molto a quella misura nazionale che è sostegno all'inclusione attiva, che è esattamente quella da cui siamo partiti anche noi per lavorare sulla nostra proposta, perché quando sarà comunque pronta anche la misura nazionale, le proposte devono essere ovviamente coerenti. Peraltro anche noi nella nostra regione abbiamo già diversi interventi e noi ci proponiamo di rivederli comunque tutti per avere un sistema complessivo e coerente, non misure frammentate, perché potrebbero poi implicare un non buon uso delle risorse che invece, proprio perché non ce ne sono molte, vanno usate assolutamente nel modo più efficace. L'aiuto alle persone, soprattutto a quelle più fragili e alle famiglie più in difficoltà, passa anche attraverso la possibilità di permettere un accesso meno oneroso alle prestazioni sanitarie. Oggi in giunta avete approvato il regolamento per l'utilizzo dei 5 milioni di euro, anch'essi messi in finanziaria, destinato appunto a permettere un accesso più facile e meno oneroso alle prestazioni sanitarie, che significa sostanzialmente l'abbattimento della quota aggiuntiva di 10 euro sulle singole ricette. Sì, il famoso quello chiamato super ticket, che era previsto per 10 euro, oggi in giunta abbiamo rimodulato quei 10 euro sulla base del costo delle prestazioni, per cui diciamo che per le prestazioni più diffuse può andare da 0 fino a 10, per le prestazioni più costose può arrivare anche fino a 20 euro, però contestualmente abbiamo approvato quella misura che consente a coloro che sono al di sotto di un certo reddito comunque di non pagare questo importo del super ticket, sia esso di 0 euro che di 20 euro. Un'altra importante delibera approvata oggi riguarda quella gran fetta della popolazione, si parla addirittura di un decimo della popolazione, oltre 100.000 persone in Friuli Venezia Giulia che soffrono di malattie reumatiche. Sarà più facile fare la diagnosi, la cura, la riabilitazione?
Ecco, anche questo è un'altra tappa importante della riforma sanitaria, le reti di patologia, in questo caso le malattie reumatiche che, come lei ha ricordato, riguardano moltissime persone, sono patologie cronico-degenerative che implicano grossi problemi per chi ne è affetto e anche un grande consumo di risorse. Lavorare sulla rete vuol dire costruire dei percorsi per cui queste persone siano facilitate e soprattutto in qualsiasi punto della regione essi si trovino possono essere curate allo stesso modo, quindi non chi è più agevolato chi meno, cosa che ci hanno segnalato le associazioni. Ricordo che questa rete nasce anche con il contributo delle associazioni dei malati e quindi per noi è una delle attuazioni concrete della riforma sanitaria.